Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video che mi è stato richiesto da una ragazza su un gruppo di Fimo che seguo. Allora, questo video, come da titolo, tratterà delle glazze. Mi ha chiesto un paio di ragazze veramente me l'hanno chiesto, un piccolo ripasso sulle glazze, e visto che ho pubblicato alcuni oggettini, faccio vedere. E vorrei anche farvi vedere come fare questo silicone, come anche questo qui, che è un altro ciondolo tipo l'oreo, con uno stampo che ho fatto io con il silicone e il talco, sempre handmade, e questo qui è silicone. Però ho sperimentato in precedenza con le ciotine di panna, ora ve le faccio vedere, che viene un effetto più o meno simile. Allora, questo qui innanzitutto è lo stampo che ho utilizzato per fare l'oreo, e la matrice dello stampo l'ho creata io, cioè. E poi questa qui è l'effetto panna che ho fatto sempre con il Fimo. Poi c'è un altro modo di utilizzare queste glasse che prevede l'utilizzo sempre del Fimo Liquid. Io utilizzo il Fimo Liquid come base, con l'aggiunta del pastello, quindi non proprio del Fimo. Questa qui non mi soddisfa tantissimo il risultato, però vabbè, ci si accontenta, infatti non la utilizzo solo come esempio, ecco. E quindi un esperimento mal riuscito di Fimo Liquid e gessetti colorati. Allora, questo qui è l'esempio del Fimo più i gessetti, e non mi piace affatto come è venuto, non so perché, ma si rapprendeva, sembrava tipo un ragù non so se si vede, però è tutto sbavato, cioè vabbè che era una prova, quindi non guardate l'oggettino in sé perché fa un po' pena, però non mi piace come era. No. L'epic fail di Fimo Liquid e Fimo è questo qui. Sì, c'è il faccino così kawaii e queste cose qui, però non mi è piaciuto affatto perché c'ha un sacco di grumi. Allora, quando i grumi sono voluti, ok, si può fare, però quando i grumi non sono voluti, tipo il grumo, una cheesecake, e l'ho lasciata per far sembrare tipo come si chiamano, i semini delle fragoline, dei frutti, cioè non mi dispiace, certo non è il massimo perché doveva venire un po' così, cioè liscia, anche se c'è qualche grumo, però vabbè, non me ne faccio una colpa, cioè va bene così. Comunque, il segreto per far togliere questi grumi è semplicemente lasciare il Fimo Liquid agire sul Fimo, quindi lasciarlo ammorbidire da sé senza andare a mescolare. Quindi adesso sto usando, ho usato questa, però d'ora in poi utilizzerò una cosa molto molto, ovviamente l'ho pulita, vi faccio vedere, è la scatola delle uova, quelle da 10. Allora, innanzitutto io ho preso del Fimo di scarto per farvi l'esempio. Dovete ammorbidirlo. Poi prendete il vostro contenitore. Prendete il vostro contenitore e ne fate dei pezzettini e li allungate con le dita. Prendete io utilizzo il Fimo Liquid. Allora, in base a ciò che volete fare, cioè al tipo di glassa che volete fare, basatevi sulle quantità di Fimo, nel senso, se volete ottenere una glassa e quindi un qualcosa di liquido come questo, mettetene poco. Invece, se volete ottenere qualcosa di un po' più solido, quindi come questo o come questo,
cioè proprio la panna, dovete metterne di più e meno fimo liquido, ma dovete stare a mescolare davvero tanto tempo. Io adesso vi faccio vedere. Il risultato che dovete ottenere se volete fare l'effetto panna, anzi forse dovete metterci ancora meno fimo liquid, quindi deve filare, insomma, ecco. Invece, per ottenere l'effetto glassa, aggiungete una goccia di fimo liquid. Così è perfetta. Per l'effetto glassa invece con i pastelli, mettete prima del fimo liquid in base alle vostre necessità e poi prendete il pastello che vi serve, prenderò un colore al rosso, sì. Prendete il vostro taglierino, pisciuli o qualsiasi cosa volete utilizzare e grattate la polvere. Utilizzo solo per colorare. Qui ho utilizzato la stessa tecnica che vi ho fatto vedere della glassa, questa qui rossa, quindi non ho utilizzato fimo, però come potete vedere sì, nei lati un po' si rapprende e non capisco perché, forse ho messo troppo pigmento, cioè troppo colore. Il mio tipo di glassa preferito, cioè se proprio devo farla, la faccio col fimo, però questo qui, questo trucchetto qui mi piace tantissimo anche perché colora. Poi un altro tipo che ho visto in vari tutorial è quello con la colla vinilica e l'acrilico, però non l'ho mai provato, non lo consiglio perché non l'ho provato, non l'ho sperimentato e quindi non posso giudicare. Questo è tutto per questo tutorial, velocissimo, visto, un po' visto e rivisto, però mi fa sempre piacere riportare alla mente certe cose. E niente, al prossimo, ciao!